Fugame, Zuccherificio, i consiglieri regionali Massimo Romano, Filippo Monaco e Felice Di Donato hanno annunciato un nuovo esposto alla Procura. Giovanni Romano. Un nuovo esposto alla Procura della Repubblica di Campobasso sulla vicenda Arena, Solagrital Gamma. Ad annunciarne la presentazione, preceduta da una conferenza stampa, sono i consiglieri regionali di opposizione Romano, Monaco e Di Donato. Mentre le forze politiche al governo della regione e una parte della minoranza di centrosinistra si dedicano alle alchimie in vista delle elezioni, affermano i tre esponenti politici, si concretizza il rischio di collasso per l'ex Solagrital di Boiano e si profila uno spezzatino per lo zuccherificio di Termoli. Come avevamo paventato, circa la metà dei 5 milioni di euro concessi dalla regione a Solagrital è stata pignorata dalla società elettrica Sorgenia, anziché finire nelle tasche di lavoratori e allevatori, afferma Massimo Romano, che chiede inoltre chiarezza su chi si sia assunto la responsabilità di rinunciare, nel concordato tra Solagrital e Arena, a 18 milioni dei 30 di crediti riconducibili alla regione, cioè soldi dei contribuenti molisani, con i quali non si può giocare, e per questo vogliamo spiegazioni dalla giunta regionale e dagli organi competenti, e pretendiamo, aggiunge, che la cassa integrazione non sia usata da GAM come strumento punitivo verso i sindacalisti con la schiena dritta, come nel caso degli iscritti Will. Ancora non sappiamo nulla sul contenuto del bando di vendita dello zuccherificio di Termoli, ma resta la pesante incognita spezzatino e soprattutto, afferma il consigliere Filippo Monaco, permane l'incertezza sul futuro delle quote zucchero, il tutto mentre 27 dipendenti della vecchia società sono attualmente senza alcun sussidio economico e affronteranno un Natale difficilissimo. Il centrodestra e una parte del centrosinistra si preoccupano di alleanze e poltrone, sottolinea Felice Di Donato, mentre invece i molisani soffrono i pesanti effetti della crisi, della disoccupazione e vivono sulla propria pelle il disastro della sanità, argomenti sui quali siamo stati sempre presenti e propositivi, ma in assoluta solitudine.